Ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite. E che vi aspetto anche su Instagram, MikiMikiApp79, ma come al solito sotto nell'info box troverete tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social. Unboxing, perché mi è appena arrivato il pacco della Revolution, ordinato dal sito Revolution Beauty. Ancora chiuso, lo apriamo insieme così vediamo il contenuto, vi faccio vedere anche come è stato scatolato tutto quanto. E quindi niente, apriamo subito, direi di cominciare. Avvicino magari un po' la videocamera. Ecco qua. Allora, meno male, avevo preso il taglierino, ma ha la parte che si trappa da sola. Qui c'è una scritta che semmai vi traduco dopo, perché mi devo aiutare, non so l'inglese. Ma che carini, cioè hanno anche personalizzato il dépliant con il mio nome. E ci sono, penso, le novità per quanto riguarda la Revolution, e quindi ci sono questi prodotti per la skin care e queste nuove palette e i correttori e qui i rispettivi codici. Ma è troppo carino che c'è il mio nome. Allora, qui troviamo una palettina da sola, vedo della polvere, spero che non si sia rotto nulla. Una palettina a ovetto, ha paura raga. Comunque la palette sarebbe questa qui, troppo carina, bellissima. Qui troviamo quindi gli ombretti con il toni del viola, ce ne sono due shimmer e tre matte, e qua poi troviamo degli illuminanti. Ma è troppo troppo carina. Quindi questa è la prima, l'ovetto fatta a scatolina regalo. Vedete, la polvere si sta depositando anche qui, spero che non si sia davvero rotto nulla. Poi in questa carta troviamo questa terra, dovrebbe essere, no, e Shadows, un ombretto che è il numero E176. Ce l'abbiamo fatta. Questo è l'ombretto e è carino, è un color carne carinissimo. Poi un rossetto, e questo è il Pro Supreme Lipstick e il colore è Heroin. Della linea appunto Revolution Pro, intanto mi si è incastrato, e è un bellissimo nude anche questo, guardate che bello anche come è fatto, molto molto bello. Vi faccio vedere anche il nome. Poi veniamo alla parte più grande. Qui vedo delle polveri, si è rotto qualcosa sicuramente. Ci loro. Quindi troviamo questa palette
e è la Freedom Pro 12 Dream Catcher. L'apriamo così vi faccio vedere i colori. Oh, ce l'abbiamo fatta. Questa fortunatamente è salva. E questi sono gli ombretti della palette, davvero bellissimi. Sono quasi tutti shimmer a parte il nero, che è matte. Eccola qui. Poi c'è della Revolution Pro, questa che è una palette con illuminanti se non sbaglio, e me l'hanno regalata con l'ordine. Wow, sono bellissimi, mamma mia, davvero meravigliosi, hanno una luce pazzesca, troppo bella. Io amo i prodotti della Revolution Pro, sono davvero di una qualità pazzesca, quindi appoggiamo qui. Poi ho preso la palette di Kami, madonna, guardarla, speriamo che non sia un danno troppo grande, Guarda la mia palette rotta, avevo visto una polvere. Poi gli mando la foto, anzi la faccio subito. Quindi questa è la palette di Kami, bellissimo anche il pack della palette, e questi sono i colori all'interno che amo follemente. È una delle palette più belle per me che ha fatto la Revolution, cioè spettacolare veramente. Questa oggi la voglio provare a tutti i costi. Poi c'è quest'altra della Revolution, anche questo è il pack, è stupendo, è in latta e ha tipo l'universo con tutte le stelle. Rotta anche questa, no, non c'ho parole, rotta anche questa, fantastico. Io dico, perché non li imballano bene? Vabbè, mo faccio la foto. Sti stronzi idioti. Quindi fantastico, rotta anche questa, sempre un piacere, è la prima volta, so che però altre persone si sono spesso hanno trovato palette rotte, comunque le rimandano o rimborsano, almeno questo. Questa è rotta, addirittura il pack si è spaccato proprio, perché i corrieri non hanno neanche il minimo di attenzione verso gli ordini, loro non scrivono neanche fragile. Comunque è spaccato completamente il pack e gli ombretti, quindi faccio la foto anche a questa. Quindi questa era una che speravo di ricevere rotta, adesso li contatto subito, vediamo a sto punto anche questa, sperando che non sia rotta, è sporchissima, piena di polvere. Questa era con Tammy, in collaborazione era la Tropical Carnival. Vediamo bene, perché qua mo c'è una paura. Comunque bello anche il pack di questa, speriamo che sia
sana. Questa ha il nero rotto, ma che palle però, ma guarda, l'hanno distrutte tutte. Ecco qua, questa ha il nero rotto. Ordine fatto, buttato al cesso. Non ci hanno avuto cura di niente, e questi sono i corrieri italiani. Un ordine di 60 euro. Rotto. Questo è quanto, questi sono i nostri amati corrieri che hanno un rispetto immenso per gli ordini che fa la gente, lanciano i pacchi e se ne sbattono altamente. Ecco, ecco qua quello che è successo. Viva l'Italia! Tutto rotto. Comunque, questo era il fantastico unboxing, spacchettamento di tutte le palette rotte. Grazie Corriere GLS, sei il numero uno. Comunque, attenti quando ordinate da Revolution Beauty, perché so che non sono l'unica a cui è successo tutto ciò. Queste sono le uniche salve. 4 palette rotte. Camino, fortunatamente. Su quest'ordine 3 distrutte. Grande GLS, complimenti.